Ragazzi, come vi dicevo, no? Qua fanno dei bomboloni molto buoni. Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui a Los Angeles. Ragazzi, oggi siamo qua a provare i migliori fast food d'America, o meglio, i migliori fast food di Los Angeles. E siamo qui, a Los Angeles. Ragazzi, allora, com'è questo Los Angeles? Allora, molto calda, bollente la situazione, vogliamo provare i migliori fast food, io ho molta fame, non so voi. Ragazzi, siamo venuti qua solo per assaggiare la situazione. Solo per assaggiare. E in ottica di migliori fast food... Hi guys, we are with the mayor of Los Angeles, you know? Yeah, il sindaco quindi, del quartiere, rispetto, ragazzi, quindi rispetto, no cap. In-N-Out is the best fast food on LA or not? It is the best. It's the best. It is what it is. E quindi partiamo subito carichi con il migliore, perché appunto il sindaco qua ci dice che è il migliore. E allora ragazzi, entriamo dentro a scoprire i panini che ci riservano. Ragazzuoli, ecco qua i nostri hamburger. Ehi, fa vedere. I migliori hamburger di America, ragazzi. Mamma mia, che colore. Ragazzi, i nostri hamburger sono arrivati. Primo hamburger da In-N-Out è reputato il migliore. Adesso vediamo se è veramente il migliore. Andiamo. Wow. Da guardare la faccia soddisfatta. Mordilo, assaporalo, mangialo. Ragazzi, spacca il culo. Guarda qua. Ragazzi, spacca il culo. È saporito. È saporito, non è come tutti gli altri hamburger. È saporito. A me dispiace per Sadio che si deve fare Ramadan, ma è stupendo. È la fine del mondo. Quasi penso quasi... di non aver mai mangiato un hamburger così quasi buono. Un cazzo, quasi quasi rovino il mio Ramadan, raga. In Italia burger. Allora, Gabri, com'è? Devastante, anche il pane croccante al punto giusto, tutti i sapori si sentono bene, l'insalata ci sta e poi volendo c'è anche questa salsa straordinaria, davvero un panino eccelso, si parte bene a LA. È buonissimo. La carne è molto tenera, cotta al punto giusto, anche il sale né troppo né troppo poco, lo trovo straordinario. È buonissimo ragazzi, l'Italia ha molto da imparare, siamo ancora all'inizio Perché questo è il primo fast food dove siamo andati ad assaggiare. Ce n'è ancora da assaggiare, ma assaggeremo. Ragazzi, il fatto è anche proprio la qualità prezzo. Cioè, per quello che abbiamo speso, veramente si mangia bene. Di base, il panino che costa di meno costa $2.95. Cioè, niente per comunque sia un posto così rinomato. Cioè, io mi aspettavo prezzoni alti. Yo, ragazzi, siamo qui nel secondo posto di questi magnifici fast food americani qui a Los Angeles. Siamo in compagnia di Ray My Boy! Hey, yo, what's up, Ray? Dov'è che mi hai portato? Siamo qui da Shake Shack! Portati da Shake Shack! Wow, wow, ma com'è la quality qua a Los Angeles? Top quality! È top, vero? Top quality! Quindi, allora, su consiglio tuo sono venuto in questi ristoranti, Se non sono top quality me la prendo con te, Già lo me sai, la prendo con te. Boy, top quality! Va bene, bro. Top quality! O me la prendo con te o con la tua donna, ci decide! Ah, bro! No, le donne no, ti chiedo scusa. Ah ragazzi, ci rimane solo che andare ad assaggiare, perché 2022 sono inassaggiate. Com'è? Com'è ragazzi? Top scena, beccare dei fan americani. Andiamo a prendere i nostri hamburger. Ok ragazzi, abbiamo appena fatto il nostro ordine e sono finalmente arrivati i nostri panini. Questi sono i panini di Shake Shack. Io ho preso un Shake Chicken e poi ho preso un altro panino con i peperoni. Peperoni, bacon, cheddar e questa meravigliosa carne. Ok, siamo pronti all'assaggio. Wow ragazzi, è un hamburger veramente delizioso e veramente spaziale. A differenza di In-N-Out però devo dire un panino molto molto ripieno, cioè mi piace questo, proprio gli ingredienti sembra che caschino per terra. Sì. Questo è spettacolare, molto molto food porn. A proposito di cascare, adesso voglio assaggiare il panino al pollo e penso sia piccante, molto piccante. La qualità del pane è differente.
Il pollo è anche qualcosa di spaziale. Alta qualità qua, ragazzi. Wow. A fine video, ragazzi, faremo anche le considerazioni su qualità-prezzo e soprattutto stileremo la classifica finale di tutti questi fast food che abbiamo provato. Ok, ragazzi, abbiamo appena finito di mangiare. Direi che questo magnifico pranzo è andato bene, però c'era qualcosina che mancava. Che c'è un po' da migliorare, eh. Quello che non mi è piaciuto è stato un po' quello col pollo. Il pollo era molto saporito, buono, ma non mi è piaciuta la patina sopra che hanno aggiunto. E invece l'altro panino con i peperoni, non mi sono piaciuti i peperoni, quindi bocciato. Però per il resto, il panino invece che ho assaggiato, quello che hai preso tu, Gnabry, quello, il più classico, il Shake Shack, quello loro, molto molto buono, delizioso. Quindi ci vediamo direttamente in un prossimo fast food. Andiamo. Ragazzi, ragazzi, indovinate, indovinate dove siamo? Siamo a Las Vegas! E siamo a Las Vegas per concludere questo magnifico video dove proviamo i migliori fast food d'America. Abbiamo già provato In-N-Out e Shake Shack, ora ci manca solo McDonald's, perché McDonald's va provato per comparare anche al McDonald's italiano e Subway. Quindi, ragazzi, andiamo a provare questi fast food che ce li abbiamo proprio dietro e vediamo un po' cosa dicono. Andiamo! Allora, ragazzi, sto assaggiando il panino col pollo e devo dire che è una cotoletta piccante, hot spicy chicken burger. Wow, molto buono. Messo in confronto a un panino che c'è in Italia, di questo preferisco quello classico italiano. Guarda, pochissimo. Il contenuto me ne male è quello. Già. La differenza è molto piccante, sì. I sapori di questo panino non si discostano lontanissimi da quelli che sono in Italia. Il gusto bene o male sembra quello. Guarda i dolci, ragazzi, sì. Abbiamo l'imbarazzo della scelta. McFlurry, Oreo, Smarties. Io ti direi di partire da qua. Partiamo da questo bombolone qua. Abbiamo visto solo l'estetica e anche l'odore è molto fine. Cioè, particolare, questo odore non lo senti in Italia. Penso ci sia della cannella. Della cannella, ok. Ti piace la cannella? Sì. Allora proviamo, ragazzi. Pasto molto molto buono. Più che altro dentro è vuoto. Questa glassa fa tantissimo. Molto zuccherato, molto goloso. Questa è un'americanata. Wow, ragazzi, spacca veramente. Molto buono, me l'aspettavo. Allora, ragazzi, stiamo provando una combo molto particolare. McFlurry con questo cinnamon alla cannella. Si sta trasformando nella diabete cellulare. A me l'onore. A te l'onore. Questo è veramente spaziale. Potremmo insegnare a McDonald's come si fanno bene i dolci. Minchia, veramente. Va bene, ragazzi, siamo appena usciti da McDonald's. È molto simile a quello che abbiamo già, cioè quello che abbiamo già in casa. Diciamo che bene o male i sapori non si discostano moltissimo, però alla fine McDonald's come sapori è sempre McDonald's, quindi non vi aspettate chissà granché quando verrete qua a Los Angeles a provarlo. Adesso andiamo subito da Subway, è un altro dei fast food, diciamo, più conosciuti a livello anche mondiale. Adesso entriamo a scoprire se è veramente buono come dicono oppure che perà anche stavolta. Ok, ragazzi, siamo dentro da Subway. Diciamo che il loro metodo è molto diverso. Loro fanno sandwich prevalentemente e non fanno panini, hamburger come gli altri fast food. E la cosa particolare è che te lo compongono proprio sul momento. Devo ammettere che non sono un amante dei panini sandwich, amo più l'hamburger oppure il taco. Molto probabilmente dopo, visto che siamo qua attaccati a Taco Bell, andremo a provare anche Taco Bell, perché ragazzi, Taco Bell è veramente favoloso. Ordiniamo il nostro panino e vediamo di che sapore sa. Ok, ragazzi, abbiamo preso il nostro bel sandwich. Wow, ragazzi, non me l'aspettavo. Ma il panino che ho creato è veramente delizioso. Wow. Sai cosa mi ricorda? Mi ricordo molti panini che mi preparava mia madre per la merenda nelle gite. Quando c'era una gita che ti preparavano i panini. Mi ricorda molto quello. E è spettacolare. Wow.
sicuro almeno tre volte più buono di quello del Mac. Vero. Proprio saporito, guardate quanta roba c'è dentro. C'è proprio pieno pieno. È farcitissimo. Questo è il panino customizzato alla Off Samuel. Tonno, pollo e poi ho messo formaggio, l'Erdammer, molto semplice, avocado, pomodoro e insalata e cetrioli. Anche le verdure, si amalgano da Dio le verdure. Non stanno a nulla. Con la salsa ranch, ragazzi, è veramente delizioso. Wow. Pacca, vero? Gli do bel 9,5 su 10 a questo. Come appunto stavamo dicendo, Subway veramente, veramente approvato. Ma è legale una cosa del genere? È andata a Taco Bell, sono entrate là. Ok, andiamo da Taco Bell, ragazzi, andiamo da Taco Bell. Cioè, questo è il bello dell'America, ragazzi, capisci? E questo è il bello dell'America. Che vieni qua, ordini, mangi, provi, ma anche proprio nel modo, capito? Cioè, questi panini sono proprio grandi. Girano delle mozzarelle in America che non li vedete. Ragazzi, come vi dicevo, no? Qua fanno dei bomboloni molto buoni. Quindi è mattina e io prenderei dei bomboloni alla crema. Tacco preso. Questo è il taco da Taco Bell. Ragazzi, uno dei migliori in assoluto. Adesso voglio procedere all'assaggio, Gnabri. Sei pronto? Vai, vai. Proprio piadino sottilissimo e si sentono tutti gli ingredienti, si distinguono proprio. Veramente buono. Meritata ricompensa al cameraman che viene pagato in burrito. Wow, davvero tanta roba. Come ha detto Tiger, i sapori si distinguono, la carne è spaziale, si sente proprio, è adatta a questa piadina. Wow. Allora ragazzi, con questo bellissimo sfondo dell'insegna di Las Vegas, questo bellissimo video si conclude qua. In questi giorni abbiamo provato un po' di fast food, se non i migliori fast food americani, su consiglio dei nostri amici, uno in particolare, Giovanni Fois, che abbiamo beccato a Las Vegas. E se volete vedere la foto insieme a lui, andate sul mio Instagram e troverete tutte le foto. Ragazzi, direi che è giunto il momento di dire qual è il miglior fast food americano. Secondo noi, tra tutti quelli che abbiamo provato, cioè In-N-Out, Shake Shack, Taco Bell, Subway e McDonald's, secondo me il migliore tra tutti è In-N-Out. Bravo, In-N-Out, ragazzi. In-N-Out, perché ragazzi, come fast food, ve lo giuro, i loro panini sono buonissimi. Il panino di qualità, la carne è bella saporita, le verdure sono belle fresche, ragazzi. In-N-Out è il migliore in assoluto, secondo noi. Quindi ragazzi, questo è quanto da Las Vegas, dall'America è tutto. Ci vediamo forse in un prossimo video, perché da qui dall'America usciranno altri contenuti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto il prossimo paese in cui andare a provare tanti altri cibi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, bella ragazzi. E sono Samuel e mangio il riso, e con il pollo e con il curry, con il pollo e con il riso e con il pollo e